Scommetti sottoporta. Ed eccolo l'angolo delle scommesse di Sottoporta Show, scommetti sottoporta, in compagnia di questo trio pazzerello. E beh, allora, cari amici, andiamo per loro. Chi è che vuole cominciare a dare comincio i risultati, dai, per la bolletta? Comincio io, dai, possibilmente terza Vincente. Puntata, speriamo che sia quella giusta. Quella giusta. Eh sì, allora, i risultati di questa giornata sono i seguenti. Allora, io ho scelto due partite. Quali partite hai scelto, caro Ciro? Carpi-Frosinone 1, Udinese-Roma 2. Ok, quindi per te queste sono le partite che si giocano poi il domenica? Giocheranno entrambe domenica alle 15. Domenica queste alle 15? Scelte da me. Perfetto. Per doveri di cortesia le faccio dire anche al buon Federico. Allora, quale scegli? Quale scelto? La coppia Fiorentina-Verona X2. X2! Caspita, macchiettone! E il Verona non si può permettere di fermarsi. Ah, tu pensi ancora in un... Sì, la Fiorentina comunque ha risaputo che ogni tanto c'ha qualche calo. Mi spiazzi per Quindi l'altra partita non l'ho messa in video, sì, adesso non ricordo. Me l'ero segnata anche io in scaletta. E Empoli-Sampdoria. Empoli-Sampdoria ho messo un 1x. E l'Empoli un attimino sta andando, ha perso le ultime partite. Esatto. Quindi tu speri in un, diciamo, una rinascita di queste due squadre. Sì, il pareggio insomma è il risultato più che vedo in prospettiva, però vediamo che l'Empoli, se non si ripiglia adesso, la prospettiva è che comunque questo tanta bontà che abbiamo parlato dell'allenatore Giampaolo se ne sta scendendo sotto le braghe, se la situazione Quindi la macchia della nostra bolletta è la doppia chance sul Verona, verrà quotato sicuramente abbastanza bene, immagino, e un ritorno o alla vittoria o comunque a far punti dell'Empoli con l'1x. I miei risultati invece, mi sono voluto sbilanciare un poco sull'Inter. Inter Bologna, io ho messo 1. Aspita. È uno dei match che si giocherà di sabato, vero Ciro? Mi confermi? Si gioca appunto sabato, quindi domani praticamente in serata anticipo. Il primo anticipo, il secondo alle 20:45. Ah, ok, il secondo anticipo. Il primo è Empoli-Sampdoria. Ah, ecco, ok, perfetto. Ci troviamo. Il primo Juve-Sassuolo stasera. Ah, il primissimo proprio in assoluto. Vabbè, del sabato. Ma quanti anticipi abbiamo? Anticipano sempre, vabbè, la Juve lo deve fare perché c'ha la Champions settimana successiva. Io ti ho detto, allora, cari Ciro e caro Federico, allora per me Inter Bologna finisce con la vittoria dell'Inter per un semplice motivo. Io avrei messo anche un gol, quindi do anche un'alternativa, o uno o gol, perché per me l'Inter deve necessariamente fare ancora questa corsa al terzo posto, che se si no, fa comunque difficile, ma è fattibile ancora perché il calendario vede anche poi in programma, mi pare, non so se settimana successiva o qualche settimana ancora dopo, un Roma-Inter. Quindi potrebbe. Ok, ricapitoliamo tutto. Facciamo un riassunto delle partite votate. Ok, vi do anche un'altra. Vi do un'altra. L'X Genoa-Toro. Genoa-Torino. X. Allora, Ciro, vuoi ricapitolare Ciro tu? Ricapitola tu perché le stavo segnando tutte. Momento, se c'è qualcuno che deve ricapitare, non è nessuno. Ok, assolutamente. Okay. Vai, Raffaele. Dici. Allora, ricapitoliamo per scommetti sottoporta della 18ª puntata, appunto, del nostro programma. Allora, Fiorentina-Verona X2, e questo è il che primo macchia. Risultato. Macchiettone di giornata: Fiorentina-Verona X2, Empoli-Sampdoria 1x. Carpi-Frosinone 1, e questo è il terzo risultato. Il quarto, Udinese-Roma 2, quindi la vittoria della Roma. La vittoria dell'Inter col Bologna, quindi Inter-Bologna 1. E Genoa-Torino X, quindi un pari a Marassi allo stadio Ferraris di Genova. E beh, quindi per 3 euro puntata minima, lo ricordiamo. 3 euro puntata che tra l'altro minima. È la puntata anche nostra, no? Un euro a testa, noi ci divertiamo con poco, però... Chiaramente, noi giochiamo su quello che diciamo e quindi... È una prova ulteriore che insomma, noi ci crediamo sino a certo. Assolutamente. Poi... Gioca responsabilmente. Non è che c'è un jingle che non no, 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 di una compagnia di scommesse. Siamo minorenni tutti e quindi... Beh, assolutamente. Però il consiglio vale per tutte le età da questo punto di vista.